Io sono pronto, e poi quando è me ne vado. Inizi così. Dovremmo, sì, perché Paolo poi a una certa ora, come i bimbi, deve fare la poppata, deve fare, capito? Quindi c'ha da fare. Non lo so. Siamo in grado, siamo in diretta. Oh, io sto, vedo sto controllando. Devo condividere, Andrea, come al solito. Sai che sto bisogna condividere, Andrea? No, sì. Se avete già condiviso il post che ho fatto prima, non serve un'altra volta. È Paolo che ogni volta c'ha l'ansia che deve... deve condividere, poi dopo automaticamente chiede a me se controllo se ha condiviso bene. Esatto, condiviso, puoi controllare. Sì, è andato tutto ok, stai tranquillo. L'ansia di Ciccio si ripercuote anche qui. Aspetta che non mi si gira lo schermo, fermi, eh. Ok, dai, ci siamo ragazzi, ci siamo. Guarda, già abbiamo il primo saluto, ve lo passo sotto. Oi, andò dal profondo nord, dal nord, saluti dal nord. Ma Antonio sta più a nord di voi, mi sa, in... di loro sicuramente, no, non lo so, Vicenza, insomma, più o meno. Come va? Vi state divertendo tutti a casa? Matteo e Fabrizio? Per quel che si può, dai... Cioè io in realtà sì, perché comunque chi c'è mai stato 2 mesi fisso a casa? Cioè forse quando facevo le superiori, però anche lì si limitava a qualche giorno perché magari non andava a scuola, perché se no toccava andare a scuola, quindi è difficile. Asella! Sella! Nande Jack! Vabbè, quindi è un pochino... È un modo per ritrovare casa. È stato un modo per ritrovare casa e gli affetti, la famiglia, insomma. Diciamo, vediamo il bicchiere mezzo pieno, dai, in questa esatto. Problematica. Esatto, Fabrizio. Fabrizio invece è da qualche anno che è tornato a casa, quindi... Sì, però diciamo che non mi godevo la famiglia pieno, in questi giorni, in questi mesi me la sto godendo. Anche troppo. Anche troppo, a volte, infatti, quando vengo a lavorare mi riposo. Classico, classico. Aspetta, Fabrizio, tu ce n'hai due di figli? Due, oh. 7 e 2 anni. Vabbè, quindi quello di due, maschio il 2 anni? No. Femmina. Femmina, ok, perfetto, quindi già sarà bella sveglia, impegnativa, già sarà bella impegnativa, sì. Ti hai preso danni? E niente, poi vabbè, abbiamo il nostro Paolo che qua oggi, prima di fare la diretta, ha fatto un po' di allungamento, riscaldamento, ha preparato le sue. Ormai io dicevo che era un po' il nostro Maurizio Mosca o Mughini delle dirette, invece mi sono andato a guardare, ha ragione qualcuno che dice il nostro Gianni Sperti. Abbiamo anche giusto un po' di mascella, io ero ignorante in materia, non conoscevo proprio, non sapevo chi era, quindi sono andato a verificare, insomma, il nostro opinionista, quello che faceva Maria De Filippi, che faceva sì, si faceva tutti quei programmi con Maria il pomeriggio tra uomini e donne, cosa che tra l'altro ai tempi qualcuno lo guardavamo un pochino, mi ricordo che tanti personaggi ai tempi di quando uscì il famoso Karin Capuano, una roba del genere, tanti anni fa, il Sella, il Jack se li ricordo perché di pomeriggio li guardava di nascosto, io lo so. Aia, il Sella guardava uomini e donne. E secondo me sì, non l'ha mai ammesso, ma lo guardava Fabri, tu e io abbiamo condiviso la stanza, io qualcosa mi ricordo. Sì, gli piacevano un po' quelle cose là, adesso ti risponderà lui sicuramente. L'avvocato mi risponde. Ma io prendo le difese del Sella, sicuramente lo faceva per restare aggiornato sui temi di attualità, anche di gossip. Non c'era altro. Magari non gli piaceva neanche appieno uomini e donne, in realtà era solo di intrallazzo. Ragazzi, come cominciate a fare judo voi? Sono curioso, siamo curiosi. Matteo, come, dove, vabbè, io conosco il tuo maestro, conosco la tua maestra che poi era una mia amica e gareggiavamo ai tempi assieme. Però dillo un po' a tutti. Beh, guarda, in realtà io inizio judo per caso, perché ho iniziato veramente tanto presto, neanche quasi 4 anni, ma neanche 4 anni,
E i miei genitori hanno sempre voluto un figlio che facesse sport, si sono sempre detti che il loro figlio avrebbe fatto uno sport e quindi si sono subito iniziati a informare fin da quando io ero piccolo. E prima viaggiavano, ovviamente non c'erano i social, non c'erano niente di tutto quello che c'è adesso, viaggiavano i volantini e a casa arrivò il volantino del basket e mi portarono a fare campione, una prova di basket. Sei un campione di basket tra la col tiro l'istante. No, lo sapevo che ti ah, basta, scusate, vai. No, perché non puoi dire niente, perché non ho neanche mai provato. Cioè, io sono andato al palazzetto dello sport di San Laurentino, che abitavo accanto, era nel mio quartiere, e per andare a fare basket, ma non ci sono riuscito, perché il maestro Busia, che è il padre di Roberto, quello che probabilmente conoscete sì, tutti, che abbiamo visto in giro, cioè vediamo in giro per i palazzetti d'Italia, perché abbiamo avuto negli anni 90 e negli anni 2000 una squadra veramente forte, sì, tra le prime 10 in Italia, quindi insomma menavamo abbastanza per essere una palestra di 8 metri quadri per 8. E quindi lui mi ha rapito e mi ha detto che dovevo provare a fare judo. E quindi la prova alla fine l'ho fatta di judo involontariamente, mi sono divertito come un matto, mi hanno fatto togliere le scarpe, mi hanno fatto correre, giocare, tutto quello che succede nel pre-judo, chiamiamolo così, e io dopo una settimana c'avevo il judogi addosso e la cintura bianca. E non l'hai più tolto? Non l'ho più tolto, sono rimasto sempre fedele alla mia società di Arezzo, anche se era comunque una cosa strana, no? Per la mia epoca si vedevano tanti piccoli judoka andare via dalle proprie società, emigrare, esatto, erano gli anni che si andava via dalle palestre per andare altrove, diciamo. E io invece c'avevo il mio gruppo, io mi divertivo, io stavo lì. Quindi fondamentalmente ti divertivi e non pensavi al risultato in quel momento? Zero totale, il risultato è iniziato a venire dai 15-16 anni in poi, cioè non perché prima non vincevo, magari vincevo però non sempre, è sempre stata un po' così la mia storia, vincevo quando mi divertivo, quando smettevo di divertirmi, che volevo un risultato, non arrivava niente, e questo me lo sono portato anche dopo. Ok, Fabrizio invece, io lo so, vabbè, però diciamo a tutti, dove cominci, come cominci, qual è stato l'approccio? Non credo neanche tu a basket, no? No, io diciamo un classicone, nel senso ho un carattere molto introverso, ma ancora oggi, no? Quindi tipo andavo a scuola, mi trattenevo completamente, poi quando arrivavo a casa, sfondavo casa ai miei genitori, no? Quindi mia mamma mi ha preso, essendo di settimo, siamo andati alla chiama settimo. E quindi da là è iniziato, avevo 6 anni e mezzo, ho iniziato tutto quanto il percorso, prima con Raffaele, poi con Pierangelo. E finché sono arrivato a 18 anni che sono entrato poi nei Carabinieri. Calcola la tua generazione, io la ricordo bene, è stata la prima grossa generazione della chiama settimo, è stato il primo grande gruppo che poi ha dato il là a tanto. E fai conto che i primi a migrare nei centri sportivi, prima è stato Stefano Cesini della chiama, sì. poi sono passato io, poi da lì tutti gli altri, vari Bruyère, Caudana, eccetera. Ma tu e Stefano simultaneamente siete arrivati, eravate tutti e due nel 98, no, Stefano, forse prima, cambiava Stefano. Il corso. Stefano mi sa 96, Stefano mi pare 96 o 95, ma Stefano è entrato già. Il mio cervellone, anni. Ragazzi, mi dice che non è così, sono quasi sicuro di aver ragione. Invece qua ti sbagli. 95-96 vi sbagliate proprio di grosso, sicuro. Tra l'altro, ma guarda, te lo posso dire io perché c'ero io già, no? 96, c'eravamo anche noi, 97-98. Stefano è entrato lo stesso corso, lo stesso anno di Fabrizio, forse il corso prima. No, un paio d'anni prima. Vabbè, comunque andremo a indagare. Tra l'altro in quegli anni non c'era questa grossa cultura, cioè almeno da parte mia dei centri sportivi, quindi diciamo è stata una scelta che avevo 19 anni, a un certo punto c'era la leva militare obbligatoria. Ho detto ai miei,
Vado, parto e vado a Roma. Pianti di mia mamma. Ho detto, no, non ti preoccupare, faccio la leva militare un anno, poi torno a casa. E invece sono rimasto a Roma 14 anni. Però sono contento così. E a fine carriera, diciamo così, fine carriera agonistica, è arrivato un ragazzotto da Arezzo che ti ha fatto un po' di compagnia. Sì, perché è successo così. Essendo rimasto così tanti anni, ho vissuto dei cambi generazionali. Certo. Quindi sono arrivato, sono stato accolto da gente che aveva 10 anni in più di me, e quindi c'erano i vari Pilati, Luigi Guido, Bismara, eccetera. Certo. E diciamo che hanno fatto un paio d'anni con me. Poi pian piano hanno smesso e sono arrivati quelli del, diciamo, i miei coetanei. A un certo punto, rimanendo così tanto, anche i miei coetanei sono andati via. Quindi mi sono trovato un po' da solo, che avevo 27-28 anni, e quindi vivevo in caserma, eccetera. Diciamo, non lo sentivo più mio quell'ambiente lì, no? Rispetto a prima. E invece poi è arrivato Matteo, che rispetto alla sua età, comunque si è entrato a 18 anni, 19 anni, non mi ricordo. 19. Sì, 2008. Sì, 19. Okay. Quasi 19 anni, era molto più matura rispetto ai suoi. Beh, anche adesso la dimostra una quarantina. Esatto. Grazie, Sheldon. Che dallo stile. E niente, quindi mi sono subito trovato e quindi mi ha dato un po', diciamo, quelle energie mentali che mi servivano per andare un po' avanti e continuare. E niente, quindi... Subito no, non esagerare. Vabbè, quasi subito non ci siamo. All'inizio mi mettevi in riga nel tappeto, poi quello fino alla fine. È iniziata l'amicizia. Andrea, ma hai scritto qualcosa? Chi è? Io? Sì, non si preoccupa. Ah, sì, ok. Risolto. No, perché ogni volta io... Non era per te, ho chiesto, vabbè, lo diciamo, ho chiesto a Matteo di accendere la luce perché al buio si vedeva un pochino a scatto. Era un problema tecnico. Facevo per nascondere le rughe. No, io, scusa Andrea, io prima di bruciarmi le domande che ho per i nostri ospiti, nel senso, volevo aprire una parentesi con Fabrizio, perché io ho vissuto il periodo che dice lui quasi totalmente, anche se ho passato gran parte della mia vita a Ostia. Però Fabrizio... ricordo questa piccola cosa, che nel 1996 abbiamo partecipato insieme involontariamente a un quadrangolare organizzato dalla Regione Sicilia e che si svolgeva a Castelbuono, lui si ricorda, e c'era un quadrangolare... Sì, era una gara a squadre tra Lombardia, Piemonte, Sicilia e Puglia, se non sbaglio, no? E c'erano un po' di nomi che poi abbiamo ritrovato per tanti anni nel percorso. C'era Gianni Parisi, Salvatore Allegra, Angelo Margarone, Re Vinassa. Eravamo tutti giovani, insomma, ci siamo trovati. Quindi il primo episodio che ricordo con Fabrizio è questa gara un po' particolare che era stata fatta al tempo. Poi ricordo nel 98, e qui Andrea c'eri anche tu, è la parte a Marcord, la parte malinconia che io parto sempre così e poi le domande arrivano dopo quelle più interessanti. L'altra cosa, nel 1998 quando Fabrizio entrò, invece ero tesserato per la sezione giovanile dei Carabinieri, che andammo a Selva di Val Gardena la prima volta, e forse c'eri anche tu l'estate, Andrea. L'estate. Esatto, che lui si ricorda bene, al di là della nostra trasferta, che... ci fu una trasferta sulle montagne che alla fine è diventata che quasi... Che siete rimasti bloccati. Bravo, esatto. Che sì. Fabrizio stranamente era il più barbone di tutti, ma si era portato la carta di credito e pagò il pranzo a tutti in un rifugio che stavamo morendo di fame. E poi, se si ricorda, lo scontro violento che ci fu a centrocampo tra me e il maestro Belcacece. ci fu un frontale durante una partitella che quando a Selva di Val Gardena tutti i pomeriggi facevamo la partitella al campo di calcio di fronte al centro alpino di esatto, quindi diciamo l'inizio di queste cose per poi comunque anche di condividere le gare a squadre e anche un periodo della nazionale abbastanza lungo con lui. Invece Matteo, che è più giovane, diciamo, di età rispetto a noi, forse l'unico, tra virgolette, rammarico è che
prima della mia dipartita in quanto atleta, non abbiamo mai condiviso forse una gara a squadra insieme, perché mi ricordo che l'ultima che feci io nel 2009, Matteo, se non sbaglio, era infortunato alla spalla, anzi ti eri operato alla spalla. Operato. Quindi sì, abbiamo condiviso forse l'assoluto di Crotone del 2009 insieme a inizio anno. L'assoluto, tra l'altro, importante, dove il giovane Matteo sconfisse il famosissimo Bruyère Francesco in una semifinale in una semifinale abbastanza tirata, bella, al cardio palma. Esatto. Quindi voglio dire, come vissuto di gare, io non mi ricordo così tanto, cioè, mi ricordo abbastanza, però dico, ancora, abbiamo un vissuto che non era Vazzari con rottura della costola di Matteo. Bravo, mazza, Burba è ferratissimo. Sì, diciamo tutto. Allora, poi al ritorno a casa, quella notte ci fu anche il terremoto dell'Aquila, se vogliamo ricordare un altro. Esatto. La stessa notte del rientro da Crotone. E quindi, ripeto, Andrea, poi chiudo la prima parte dell'intervento, è che con Matteo no, ho condiviso un percorso più di tecnico, tra virgolette, più da amico, verso la mia fine e il suo inizio. E poi più avanti mi voglio agganciare una domanda, un paio di domande che devo fare a Matteo e poi anche a Fabrizio, ma lascio a voi la parola adesso. Ah, meno male, no, perché volevamo sapere, eravamo incuriositi, perché tu che fai? Tu lanci, dici vorrei fare due domande, poi lascio a voi la parola, così crea un po' di curiosità, no? No, ricordavo un po' il rapporto, diciamo, che c'era di amicizia con Fabrizio, che durava da un po' di più anche da atleta. Invece con Matteo ho vissuto sicuramente delle emozioni più forti, ma in qualità di amico di tappeto, diciamo. Beh, Ciccio, la nostra amicizia è nata su MSN Messenger. Ah, che vero, che tu mi scrivevi. Io ho il tuo contatto e ti scrivevo dall'Italia quando voi eravate a Pechino, no? Esatto. Nel 2008, che da noi, cioè Andre, c'è il fuso orario, io lì per lì magari ero più piccolo, manco lo sapevo, cioè, va a capire che pensava, non ero mai stato in giro. E io vedevo online Ciccio quasi tutti i giorni, ma mancava una settimana alle Olimpiadi. Tutti i giorni era online, poi dopo, ripensandoci negli anni, ho scoperto che questo faceva le 3 di notte su MSN a parlare con me, perché non riusciva a prendere il fuso orario, semplicemente, niente di importante. Però esatto, lì ci siamo conosciuti. Però come dice giustamente Fabrizio, come ha detto giustamente Fabrizio, ci sono stati i cambi generazionali, no? È normale, perché l'attività agonistica, bene o male, intorno ad una certa età, o per forza a 35 anni termina, quindi ero giovane io, c'erano i vecchi, ero vecchio io, c'era Fabrizio, poi eri vecchio Fabrizio e via dicendo. Un po' ha funzionato questa cosa e continua, penso, a funzionare, perché comunque sia ci sono quelli un pochino più grandi che danno sempre una mano ai più piccoli. E io volevo agganciarmi a questa domanda, che in parte Fabrizio mi ha risposto, no? Mi ha risposto e anche tu. Però ve la rifaccio. Sia a Fabrizio che a Matteo, quando siete andati verso i 30 anni, no, dove siete, diciamo, più maturi sportivamente parlando, qual è stato il ragazzo, il giovane che a cui pensate di aver dato di più, no, come amico e come compagno di squadra? Fabri, comincia, tanto già l'hai detto, però. Vabbè, lui. Dato, se ce n'è qualcun altro. Dato di più non lo so, nel senso non dovrebbe dirlo lui se sono riuscito a dare qualcosa. Ma infatti la domanda poi ce n'è un'altra, è l'inizio, però vai. Io in allenamento, fino all'ultimo giorno che sono stato lì a Roma, Centro Sportivo, diciamo che caratterialmente sono sempre stato uno che non si è mai risparmiato. Cioè, l'allenamento era sempre al 100%, quindi ed ero convinto, poi diciamo diventando un po' più grande, che dare l'esempio era secondo me la cosa fondamentale, no? E ancora adesso lo faccio da tecnico. In società, certo. Quindi più che le parole esprimevo con i fatti quello che volevo, no? Quindi sempre dare il massimo, sempre mai risparmiarsi, sempre presente in materassina,
primo ad entrare, ultimo ad uscire, le solite cose. Beh, aspetta, non tanto solite, non sminuiamole, non sminuiamole. No, nel senso come... Sarebbe giusto che fossero le solite cose, le sarebbe normalità. Giusto, sì. Dovrebbero. Diciamo da parte mia ho sempre cercato, ma anche in maniera molto naturale mi veniva questa cosa qua, perché caratterialmente sono così. Ma come è successo con me quando ero giovane, nel senso c'erano i vecchi che comunque che attingevo molto da loro, no? Beh, tu hai vissuto una parte del grande centro sportivo, no? In termini numerici, dove sì, sì, arrivavamo in cui eravamo tantissimi. 20-25 persone in materassina, sì. Quindi c'erano persone da cui veramente rubare tanto, no? Poi io ho sempre avuto un po' fame di imparare, no? Cose nuove, eccetera. Quindi da Raffi a Pilati a Giorgio, io mi ricordo facevo con Chicco Cainero, Federico Cainero, quando c'era il giorno libero ci mettevamo 2 ore in materassina a fare tecnica, uscicomi, cioè mi ricordo che aspetta, riuscivi a fare uscicomi con Chicco? Nel senso che Chicco 30 secondi minuti, al massimo, perché poi cominciava a fare... minuto poi sono le prese a botte. Poi cominciava a fare, infatti. Allora, mi ricordo che avremmo fatto almeno 6 mesi di coach gari. Però, ti giuro, sono quelle cose che poi mi sono rimaste. Cioè adesso coach gari lo faccio, quando lo faccio vedere me lo sento proprio mio. Come bere un bicchiere d'acqua. Esatto, devo essere sincero. E niente, quindi poi a fine carriera ho cercato di fare un po' la stessa cosa, no? Certo, poi, ragazzi che più giovani, che è giusto che sia così. Hai parlato di Chicco, che io ho vissuto 14 anni con lui, che è stato secondo me uno dei 71 all'epoca e 73 kg dopo più forti che abbiamo avuto, con magari qualche risultato in meno rispetto a quello che era il vero valore dell'atleta. E mi pare che tu ci facesti anche una semifinale o una finale in assoluto. No, non ci ho mai fatto io. Non ce l'hai fatto tu? A Foligno? No. Era Giulio. No, ha fatto Giulio Vastarella. Fabri, guarda che ci hai fatto, me ne ricordo più io. No. 2000. Nel 2000 a Foligno erano arrivati in finale, terzo e quinto, dove Fabrizio vinse con Bruyère in finale. I due terzi erano uno Giulio e uno Antonio Vastarella. Chicco, non mi ricordo, doveva affrontare uno dei due e non si presentò e lasciò il terzo posto a uno dei ragazzi più giovani che erano loro due. Ha perso in semifinale con Francesco Bruyère. Ah, ok, mi sbaglio, allora con Francesco in semifinale, sì, mi sbaglio quello. E mi ricordo anche, e poi passiamo a Matteo, e questa la dobbiamo dire perché è rimasta nella storia, la finale ad un San Cagu, Bergamo, ancora il vecchio Italcementi, tra Fabrizio Chimenti e Pierangelo Tognolo. Pierangelo Tognolo alle 3 di notte. Che alla fine non l'hanno fatta, Pierangelo gli ha detto sì, vabbè, ciao, ha detto hai vinto tu e ce ne siamo andati. 1999. Sì, perché quello... Tognolo? Sì, quel giorno cambiava l'orario, no? E andava un'ora avanti. Praticamente loro montarono alle due di notte sul tatami e scesero alle 3. Sì. Cioè, stavamo io sulla sedia, me lo ricordo, io e il biondo stavamo sulla sedia così, ho detto, oh, ma se andiamo a mangiare, è tutto chiuso, chiudono tutto, non si mangia più. Sì, me lo ricordo. E invece, tornando a Matteo, c'è qualche giovane, penso tutti quanti, ma sicuramente con la tua esperienza potrei dare aiuto a tutti. Hai parlato prima di Giacomo, che ce l'hai in stanzina tua, no? E come abbiamo parlato prima in privato, tu ti sei trovato da ragazzo con Fabrizio 10 anni di più, adesso ti trovi con Giacomo 10 anni di meno. Quindi stai vivendo la stessa situazione che ha vissuto Fabrizio qualche anno fa. Sì, esatto. Mi hai anticipato, Andre. È stato buffo il fatto di aver lasciato il Burba, Fabrizio, che aveva 10 anni di più, e sentirmi un nano, perché io quando sono arrivato a Roma venivo da una palestra, come ti ho detto prima, che era veramente piccolissima e umilissima, dove non è mai mancato il lavoro e il sacrificio, ci siamo sempre fatti il mazzo e quello che vuoi, però comunque non sapevamo nulla
riguardo nazionali, gruppi sportivi e tutte queste cose, capito? Quindi, insomma, arrivare in un club come il Centro Sportivo Carabinieri, che nel 2008 non era numericamente così grande, di cui parlavate prima, però ancora c'erano bei nomi, no? Cioè c'era Fabrizio Piatti, c'era Zaccaglia, c'erano Ciccio e Meloni, insomma, qualcuno che ti metteva le mani addosso lo trovavi. Porcari nella mia categoria, Domenico, che comunque, esatto, cioè tutta gente che le mani addosso, se c'aveva quei 5 minuti te le mettevano tutti, soprattutto sì. A un ragazzo di 18 anni che viene da Arezzo. Ma ti sei dimenticato il Truzzi? Truzzi non c'era quando sono arrivato. Tu sei arrivato, lui è andato via, andò via l'anno prima, Andrea. L'anno prima dopo, è andato Matteo. Via. Esatto. Vabbè, ogni tanto esce fuori il guerriero, esce fuori. Sì. Questo che vi saluta è ciao altro. Marino. Ciao Marino. Mo ti aspetto a te, voglio vedere che dici. giovedì con Girolamo Giovinazzo. Tra i 60 kg più forti, secondo me è l'intervista più spettacolare, perché comunque veramente sono due mostri per conto mio. Spero che la gente, soprattutto i ragazzi che non conoscono quel periodo storico lì, spero che possano 80, dire qualcosa. Anni 90. Spero possano attingere veramente da delle cose particolari. Posto. No, vabbè, io. Quello che dice Matteo è sacrosanto, perché poi la forza del judoka, che sia di un club o di un altro, è quella nel trasmettere le proprie conoscenze a chi ne ha voglia e bisogno di prenderle. Paolo, volevi fare tu? No, io allora, io la prima domanda è per Fabrizio, sennò pure che mi si addormenta e io non voglio questa. No, scherzo, allora. La domanda seria per Fabrizio è, intanto, quando è andato via da Roma, il dispiacere comunque di smettere una carriera, ma è per tutti, arriva questo momento di smettere, dover sotterrare l'ascia di guerra. Lui sicuramente lo avrebbe fatto prima, ma come diceva lui stesso e Matteo, l'arrivo delle ultime giovani leve, Fabrizio, legandosi molto con Matteo, ha prolungato un po' la sua permanenza, sicuramente ha fatto del bene a Matteo ma anche a se stesso. Quindi la cosa più difficoltosa di Fabrizio è il cambio di vita, volevo sapere, ma non tanto quello che va a fare, perché so che è uno stimato tecnico per quanto riguarda il suo lavoro, quindi nell'ambito militare è un insegnante molto valido e so che sta creando dei progetti molto belli all'interno dell'arma, all'interno della scuola di Torino. E invece dall'altra parte volevo sapere la difficoltà che ha trovato magari a fare il tecnico inizialmente, la difficoltà anche nelle varie fasce d'età, se ha avuto più difficoltà intanto proprio a fare il passaggio, che è una cosa data per scontata, ma invece secondo me è la più difficile, il fatto di smettere i panni dell'agonista, esatto, e fare il tecnico. E poi se ha trovato difficoltà, in quale fascia, nel senso, ha trovato più difficoltà nei bambini, negli esordienti cadetti o diciamo con quelli più adulti. Quindi un po', io spero di aver espresso la domanda nel modo giusto. Poi Andrea, se tu vuoi correggere qualcosa, però il senso si è capito, insomma. Fallo rispondere però. Vuoi continuare ancora un po', Cici? Allora, innanzitutto diciamo che sono andato anche oltre per quanto riguarda la carriera agonistica, almeno di un paio d'anni, però ovviamente diciamo, detto, è arrivato Matteo, eccetera, sono riuscito un po', e devo dire sono stati gli anni che mi sono divertito di più sulla materassina, durante le competizioni, perché mi ero un po' spogliato da quella pressione del risultato, eccetera. Quindi fosse stato per me probabilmente quella sensazione, avrei voluto averla forse fino adesso, no? Salire in materassina e dare salire col sorriso, no? Anche perdendo forse alcuni incontri, e andare avanti. E quando ho terminato, diciamo che ho iniziato lì in Accademia Torino con gli altri ragazzi.
inizialmente c'era ancora questa cosa qua dell'agonista, no, dentro, quindi avevi un po' questo spirito di rivalsa, cioè di dimostrare che sapevi fare anche il tecnico, no? Nel migliore dei modi. Quando sono riuscito a mettere da parte il mio ego, diciamo che mi sono tolto un peso, nel senso non avevo più bisogno di dimostrare qualcosa, ma era il semplice piacere di stare in materassina con i ragazzi, ok? Ed è la stessa cosa che mi è capitato un po' a fine carriera d'atleta, no? La pressione della gara, tutta questa cosa qua è venuta meno, avevo il piacere di stare in tatami, semplicemente quello, no? Quindi anche lì, diciamo, mi concentravo più sul ragazzo, ok? Tutta la parte materassina, cercare di dedicargli il, diciamo, di trasmettere qualcosa ai ragazzi, portarli in gara, gioire con loro, a volte piangere con i ragazzi, no? Nella sconfitta. Diciamo che per me è una passione, no? Questa parte qua, non lo reputo un lavoro. Quindi mi diverte stare in materassina, stare con i ragazzi. Ok, scusa, mancavano le fasce, io non voglio sentire, no, di rapere. Guarda, io mi occupo della... È preciso, è preciso. No, è importante, parte giovanile, ma bimbi o quella media in mezzo? Guarda, sto in materassina anche con i bambini, ma sono più di appoggio con bambini, fanciulli, ragazzi, quindi le scuole elementari. Ma perché pensi di non trovartici tu, preferisci, cioè nel senso, le difficoltà maggiori che trovi con le fasce più piccole rispetto a quelle più grandi? O se tu prediligi, cioè non si dovrebbe dire così, però nel senso uno magari deve essere anche onesto nel dire... No, curo anche i più piccoli, però diciamo in maniera secondaria, sono più d'appoggio, diciamo i più piccoli li cura Marco Caudana. Mi trovo meglio come feeling con... Ciao Fabri! Però la domanda la faccio io, quindi fai ballare l'occhio. Dai, fai rispondere Fabrizio. Sì, sì. Come feeling mi trovo meglio con esordiente e cadetti, devo essere sincero. Ok, posto. Che poi alla fine è un po' tutto quello che mediamente le palestre in Italia lavorano, no? Le fasce più numerose, esordienti e cadetti. Parlavamo ieri con la psicologa Elena Ubertisi, poi si parlava di dropout, quindi di perdita dell'atleta con l'avanzare dell'età, diciamo così. Vabbè, però quello è un altro discorso. Scusami Paolo, volevi fare poi l'altra domanda? No, l'altra domanda a Matteo, che è sempre un pochino articolata. Io, cioè, Matteo lo conosco da un po' di tempo, insomma, abbiamo condiviso un po' di strada insieme. Però non deve tanto rispondere a me, vorrei che lui parlasse un po'. Penso che sia uno degli atleti che ha avuto i più alti e bassi. Qui vai a sbattere una domanda che gli volevo fare anch'io. Te l'ho esatto. Non deve rispondere a me perché io già so tutto e mi ricordo benissimo tutto. Però è uno che è stato vicino tante volte a lasciar perdere l'attività. A lasciar perdere l'attività, ma non per una sua, per tante delusioni che derivavano un po' da degli infortuni che ha avuto, infortuni gravi che ho avuto anch'io, ce l'hanno avuti in tanti, però i miei, penso i suoi, anche quelli di Gigi hanno minato tanto il percorso. Lui è stato più volte vicino al ritiro per questi problemi e non riusciva a venirne fuori. Quindi ha avuto sicuramente una grande forza di volontà per mantenere il punto e per mantenere, voglio dire, vivi gli obiettivi che aveva in testa. Quindi volevo che raccontasse un po', diciamo, tutto il percorso dei vari infortuni, nel senso, senza andare proprio nello specifico sull'infortunio, e il fatto di dover ogni volta ripartire da zero, rimettersi in gioco per comunque raggiungere quello che dopo ha raggiunto. E in una parte fondamentale che vorrei che spiegasse anche lui, che purtroppo andiamo sempre a parare, Matteo è stato uno dei pochi che ha capito, forse prima della fine della carriera, che il sapersi regolare nella vita privata e a livello alimentare gli ha permesso di raggiungere gli obiettivi. Andrea, diciamo che Elio l'ha testimoniato, che l'ha capito troppo in ritardo, tanti l'hanno capito in ritardo, invece penso che Matteo è uno dei pochi
che è riuscito a capirlo, forse un pochino in ritardo anche lui, ma sicuramente non verso la fine. E secondo me questa è stata la chiave sua per fargli completare tutta la sua carriera. Però fagli spiegare sì, la parte degli alti e bassi che dicevi tu. Sì, 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 no, adesso mettevo tutto insieme. Io. Come, okay. come sempre ho fatto 10 domande in una frase. No? Sì. No, gli alti e bassi sì, assolutamente mi hanno sempre caratterizzato, come tutti e tre voi, forse Andrea, forse leggermente qualcosa meno, ma però anche Andrea sa quasi tutto. Fin dall'inizio, quindi cioè io appena entrato nel centro sportivo a gennaio, dopo neanche qualche mese io mi sono rotto la spalla e quindi ecco, così è iniziata la mia carriera al centro sportivo, quindi di certo non potevo sperare, diciamo così, dai. Esatto, non potevo sperare in qualcosa di buono. Però ecco, mi sono sempre trovato appunto vicino anche gente che aveva passato molto di peggio, cioè io avevo accanto un Ciccio che aveva milioni di operazioni, un Gigi che mi diceva che una rottura della spalla non era niente, no? Forse anche un po' quello. Forse oddio, anche Gigi, un po' Gigi ancora si è grattato e sta così adesso, Però inizialmente io, cioè la mia rottura della spalla del 2009, cioè io la ricordo come, non lo so, un taglio mentre tagli il pane, capito? Cioè, non la ricordo come un infortunio grave, cosa che invece è stata, perché comunque, insomma, una spalla che ti esce ti entra, no? Però ecco, sono sempre arrivato, ripeto, a parte i primi infortuni che ho avuto, che lì ancora, cioè ero appena entrato e avevo veramente voglia di vincere, voglia di andare avanti, voglia di... Se vuoi, lasciami passare il termine, voglio anche di farmi male. Cioè, io ero disposto a farmi male per arrivare dove volevo arrivare, no? E... Però appunto nei primi anni io non ci sono riuscito. Non ci sono riuscito perché, anche come un po' diceva Fabrizio prima, c'era sempre qualcosa che mi bloccava, che mi faceva pensare a... che dovevo dimostrare a... Tutte queste cose secondo me ti portano fuori dal tuo target primario, no? Quello che dovrebbe essere solo e soltanto nella tua testa, unito ovviamente a tutto il resto che deve essere accompagnato all'atleta in sé, all'atleta professionista, perché qui di professionisti stiamo parlando. E, quindi, capito? Te la faccio semplice. Il momento più buio, come dice Paolo, il momento più buio è assolutamente, allora ce ne sono due di momenti bui, scegliamone uno, dai. Più bui, no, nel senso di momenti, okay. Più bui ce ne sono due, però il primo ovviamente anche in fattore di tempo è stato proprio massacrante nel 2015. Nel 2015 cosa succede? Che io ho fatto il 2014 che andavo in giro per tornei e non riuscivo a imbeccare una gara, cioè andavo ai Grand Slam, ai Grand Prix, sì, ci andavo, magari a volte vincevo un incontro, però quasi sempre perdevo al primo, cioè non c'era proprio verso di entrare nell'ottica di fare incontri, non tanto del risultato, ma proprio di fare incontri, certo, di prendere anche motivazione, no? Sì. E fino a che a fine 2014 mi rompo il tendine della mano, a dicembre, e quindi non parto per il Grand Slam di Tokyo, insomma mi fa un po' penare sto dito, tant'è che dovevo operarmi, poi alla fine decido di non operarmi con una fisioterapia, ultrasuoni, insomma tutta una serie di robe che hanno gravato sul mio fisico, e quindi vado avanti, rientro in gara, vado a marzo, aprile, faccio le gare, comunque sempre spizzicavo, ma settimo, capito? European Open settimo, quinto, mai una cosa che ti fa sbloccare, perché alla fine, diciamocelo, anche la medaglia e il risultato aiuta a far sbloccare l'atleta, no? Psicologicamente. Okay. Fino a che in un Open a Cluj-Napoca, che succede? Che io ai quarti di finale casco di spalla e mi esce la spalla. Quella operata. Quella già operata. Mi rialzo, sentivo dolore, insomma vabbè, questa è un po' anche tragicomica, finisco l'incontro, lo riesco a vincere,
però il buon Giulio Sacchi mi dice di fermarmi. Io volevo prendere il Brufen, 3 o 4 Brufen e andare avanti, perché comunque ero ai quarti finale, no? Quindi avevo vinto i quarti finale, sarei potuto andare avanti, però con il buon Giulio abbiamo deciso di stoppare lì la gara e accettare quello che avevamo alla spalla. E mi ricordo come ieri il tragitto nel furgone dei carabinieri per andare a fare la risonanza alla scuola degli allievi, che esce il colonnello Oliva, colonnello ai tempi Oliva, e mi dice che il cercine era di nuovo rotto e la spalla era di nuovo rotta e mi sarei dovuto di nuovo operare alla spalla. E lì mi viene i brividi a pensarci ancora adesso, perché comunque passi infortuni, passi sopra un tendine rotto, passi sopra 1000 acciacchi, vai avanti, continui con una spalla che ti fa male, ti dicono di rioperarti nuovamente, quella era la quarta operazione, ho detto io basta, ho chiuso tutti i giochi, per me vuol dire che io devo fare altro, non lo so, boh, mi darò a tutt'altro. Evidentemente il judo è stata una bella parentesi, però per me finisce qui. Cioè, non ci vedevo neanche troppo, neanche, cioè, mi dispiaceva assolutamente, ma ero troppo, col peso troppo esagerato sulla schiena per portare avanti una cosa del genere e andare avanti e proseguire. Certo. E quindi inizialmente mi volevano, cioè, dovevo operarmi subito, teoricamente, perché l'anno dopo ci sarebbe stata l'Olimpiade, quindi io potevo essere ancora in corsa, no? Se mi fossi operato subito, e alla fine del 2015 io sarei potuto ritornare in corsa per provare a qualificarmi. Però io gli dissi no, io ho chiuso, cioè, a me, io di fare, perché poi la spalla io l'avevo fatta già 2 volte, 2009 e 2012, una e una, quindi sapevo a cosa andavo incontro e avevo giurato che non mi sarei mai operato prima dell'estate, proprio perché d'estate comunque ti suda, schiumi, è faticoso con la maglietta, cioè avevo detto no, non esiste, io mi opero a settembre, mi faccio l'estate tranquillo e buonanotte. E quindi da lì, quello è, cioè lì volevo smettere, ecco. Anzi, teoricamente avevo smesso, per molti avevo smesso. Diciamo che in quel momento sì, era stop. Manca io faccio la domanda lunga, ma manca un pezzo, quindi vabbè, dopo sappiamo, diciamo, come ha continuato e come è riuscito a rimettersi in carreggiata all'ultima chiamata, anzi forse oltre l'ultima chiamata, proprio extra time, ma il fatto di quando ha preso coscienza che puoi essere talentuoso, ti puoi allenare tanto, ma l'autoregolazione, il fatto di capire quel piccolo meccanismo legato a saper gestire il proprio corpo e tutto quanto. Sì, scusaci. Perché sì, mi sono dimenticato, fai le domande. Sì, ti fai 10 domande in un discorso, sì. No, perché sì, effettivamente io mi sono operato a settembre e nessuno, cioè io in primis non pensavo assolutamente all'Olimpiade, cioè io avevo smesso, mi volevo operare per mettere a posto la spalla e buonanotte. Poi vuoi l'operazione con Di Giacomo che è venuta perfetta, vuoi che ho fatto d'estate un allenamento non volendo, mirato alla ricostruzione di tutto il muscolo della spalla, perché comunque io d'estate, cioè, non è che sono stato fermo a cazzeggiare, cioè mi allenavo per passione mia, no? Soprattutto in palestra, facevo molte spalle, ovviamente, perché comunque mi era un po' passato anche il dolore, capito? Prima di operarmi. Quindi ho avuto un pre-operazione importante, la fisioterapia con Alessio Morandi ai Carabinieri è stata più che formidabile, forse, senza forse, è anche grazie a lui che io sono arrivato dove sono arrivato, perché comunque Alessio ci ha sempre creduto 5 volte più di me, cioè lui mentre mi faceva le riabilitazioni, ogni volta che succedeva qualcosa, lui sapeva che io sarei tornato e avrei vinto, e io non lo sapevo. E anche in quel momento fu così, tant'è che ancora se gli chiede Alessio come è andata l'ultima visita da Di Giacomo, lui non è potuto venire per un impegno lavorativo, no? Se no mi accompagnava dall'ortopedico. E io, intimorito, quel giorno che lui non venne, misi il registratore al professor Di Giacomo per sentire quello che mi diceva, perché avevo paura che mi dicesse qualcosa di sbagliato o comunque fare qualcosa che poi non sapevo ridirgli ad Alessio. E quindi misi il registratore. Insomma, inizia la visita, mi tocca la spalla, mi fa... Bene, bene, bene,
Ma chi ti ha fatto la riabilitazione? Io, il fisioterapista al centro sportivo. Guarda, fagli veramente tanti complimenti, te la settimana prossima puoi tornare a combattere. E lui ancora, adesso, passati 5 anni, ha quel messaggio vocale nel telefono, perché se lo ricorda appieno. Ecco, comunque, da questo ti dico, da lì io sono tornato di nuovo in campo, però non potevo più permettermi di fare cavolate, perché avevo sofferto troppo. E quindi mi sono dato una regola. Facevo 81, ma sono ritornato a combattere, ovviamente con una composizione corporea totalmente diversa, perché ero stato fermo tanto tempo dopo un'operazione, però pesavo leggermente poco. E da lì ho ricostruito il mio corpo per gli 81 e l'ho sempre tenuto a bada. Cioè, iniziavo a mangiare bene, mi sentivo meglio, non ero affaticato, mi idratavo quando dovevo idratarmi. Tutta una serie di accortezze che sono una rottura di scatole, ovviamente. Cioè, se me lo dici adesso mi viene il vomito, però mi hanno fatto fare un salto di qualità devastante, perché io non ricordo 2 gare attaccate, di cui un Grand Slam e un Grand Prix, in una settimana. Cioè, io stavo una favola. E mi sono anche potuto permettere, a metà settimana, il mercoledì, una birra con un amico. Cioè, non era un amico, in realtà era il compleanno di Monica Iacorossi. Però, ecco. Cioè, infatti sì, io tant'è che ero talmente concentrato su quell'obiettivo che gli dissi a Monica: guarda, non vengo. Alla fine però stavo talmente bene che sono andato e mi sono anche bevuto mezza birra, cioè, capito? L'idea era una, aveva detto una. Vabbè, dai, su, e mezza, una e mezza. Invece, ricordo, scusate, che misi la musica. Misi, non ho capito. Ah. La musica, fece il DJ quella sera. Ah, ok. Invece volevo tornare a Fabrizio con una domandina che mi incuriosisce, non so la risposta, perché logicamente è una domanda che è di judo, ma è privata. Tu sei stato tanti anni, un pochino come me, come Matteo, come Paolo. Torniamo al discorso gare a squadre, no? Perché l'abbiamo tirato fuori in questi ultimi appuntamenti con Paolo. Ne ricordi 2, la più bella secondo te, non tua, quella che ti ha dato più emozione e quella che ti ha dato più delusione? Io già no. di cui una già la so, ok, io stavo smettendo, stavo ancora. Che anno era quello lì? 98? 2002. No, 2002. 2002. 2002, sì. Però allora ce lo racconta, no, Fabrizio, però dai, quella che ti è rimasta dentro, perché ma anche persa, non, cioè, quella che ti ha dato più delusione e quella che ti ha dato più soddisfazione. Beh, quella più delusione sicuramente quella del 2002, dove a Torino, dove in finale eravamo contro Finanza. La Finanza, che si presenta con 3 pesi. E vince, non mi ricordo, Ciccio, ricordami tu chi vince dei nostri. Guarda, ce n'è un altro che si è ricordato sta gara. Allora, Dennis fece con quel povero Michele. Vabbè, Dennis dopo. E prima di l'incontro in maniera combattuta, perché Michele, ragazzi, era una spina nel fianco di chiunque. E tu facesti con Pistillo, Daniele, che era un giovane, era appena arrivato con Daniele. E io Donato, la memoria Donato, quindi Donato non mi ricordo quello prima. Vabbè, comunque, se vincevo io si vinceva la gara, e era la prima volta che incontravo Pistillo, ma stavo vincendo tipo di Buvazzari, Bazzari, due Yugo, tipo queste cose qua. Mancavano 30 secondi alla fine e niente, continuavo a combattere normalmente, cioè non ero sulla difensiva. Attacco Sodezzuri, Pistillo, che è stato sicuramente un bravissimo atleta, aveva il guizzo, il colpo vincente, mi parte con un Deashi mentre giro la schiena, e prendo un Ippon alla velocità della luce, e mi ricordo ancora la sensazione quando sono lì a terra, che volevo, credo, entrare sotto le materassine per non rialzarmi più.
E niente, quindi poi vabbè, sono uscito, speravo in Dennis che tirasse fuori il colpo, il coniglio dal cilindro, e invece niente, è finita così, abbiamo perso in quel modo. Però me la ricordo bene perché stavo stravincendo e ho lasciato lì la vittoria e ho fatto perdere la squadra, nel senso il mio rammarico è stato quello, no? Anche se ero giovane all'epoca, il fatto di essere colpevole di una sconfitta dell'intera squadra mi ha un po' segnato. Fa parte del gioco. Senti, invece sei partito dall'esperienza, diciamo, quella un pochino più... Ciccio con quel ditone è caduto. La pentola. E adesso rientra. Invece quella che invece ti ha dato più soddisfazione, Fabri? Guarda, in realtà da là in poi mi sa che... In realtà c'è stato, se non ricordo male, c'è stato uno stop per quanto riguarda le gare a squadre, per quanto riguarda le forze armate. Mi pare, no? Già dall'anno dopo, già dal 2003 mi pare. Esatto, siamo stati mi pare 3-4 anni fermi e poi abbiamo ripreso. E non ce n'è una in particolare, sono state tutte molto belle. Posso ricordare io una gara a Fabrizio? No, è perché lui dice tutto belle, io gli do una data e poi lui mi conferma se ha un sapore particolare o no quella gara a squadre. Ho una pessima memoria. Frosinone 2007 gara squadre Frosinone o tu quella gara che feci l'incontro e Frosinone che feci con il giovane Enrico Parlati, Fabri, lui può essere, sì, che tu eri anzianotto, tu sei del 79 Parlati è del 92 insomma, era diciamo nella fase iniziale, tu eri verso la fine e mi ricordo che facesti un bel incontro, insomma anche determinante per tutta la squadra, solo che non si ricorda, vedi, Alzheimer. No, l'incontro me lo ricordo, non mi ricordo la gara tutta la gara non me la ricordo, l'incontro me lo ricordo, penso che sia Frosinone comunque io. Ma giusto perché c'è un video su YouTube di quell'incontro me lo ricordo, se no me l'ho già dimenticato. Ecco, sembrava. No, mi ricordo, diciamo, tutte belle, ma nel senso che c'è, è molto particolare, lo sapete meglio di me, la gara squadre, si crea un affiatamento con il resto della squadra che è fuori dal comune, no? Se pensi che il judo comunque è uno sport individuale. Si crea questo affiatamento che... Guarda, mi ricordo un episodio con Piatti, era la semifinale, se non sbaglio, con la polizia, e c'era Piatti che doveva fare con Elio, che Elio era in fase di crescita, non aveva fatto grossi risultati, però mi sa aveva fatto il quinto al mondiale junior, se non sbaglio, poco prima. Piatti mi pare l'aveva sempre battuto, però era un po' nervoso, e mi ricordo che mi sono avvicinato a lui e gli ho detto, stai tranquillo, non so se lui se lo ricorderà, ho detto, stai tranquillo, se non ci pensi tu, ci penso io dopo. Convinto che questa mia frase l'avrebbe fatto vincere, no? Ci stanno aiutando. Ed è vero, verificato anch'io, sì, Ludovico ha ragione, Frosinone 2010. Anche perché io c'ero già, Ciccio. Ero già 2010 entrato, avevo già Enrico. Avevo già 31 anni io. Sì, eri grandicello, sì. Io ero bravo, infatti. E niente, lui sale, fa un bel incontro, ma pareggia con Elio. In realtà quell'incontro sarebbe stato da vincere in quel momento, no? Lascia stare il verde Elio che poi è diventato, ma in quel momento si doveva vincere. E io adesso non mi ricordo se dovevo fare con Maddaloni Marco, che sulla carta era, diciamo, avrei dovuto perdere. E non mi ricordo se in quell'occasione o ci ho vinto o ci ho pareggiato. E in quel momento mi ha dato la forza questa cosa che ho detto a Fabrizio, veramente mi ero preso a carico anche la squadra e il suo incontro, no? Quindi mi ha dato la forza per fare comunque un bell'incontro, no? Mi ricordo se io ho fatto Ippon o pareggiato, però è servito poi per vincere la semifinale e andare poi in finale. E quindi queste cose qua me le ricordo bene, mi sono rimaste comunque nel cuore, no? Anche perché ti ho detto, sentivo molto la pressione, no?
quando ero un po' più giovane, 24, 25, 26 anni, della gara, della medaglia, eccetera. Vedi non nel mi 2002. Capitava... Vedi nel Come? 2002. Vedi nel 2002. Esatto. però non mi ricordo quella sensazione nelle gare a squadre. Nella gara a squadre si vede che mi responsabilizzavo talmente tanto che andavo su tranquillo e cercavo di dare il meglio e fare nel modo migliore l'incontro per dare il mio contributo alla squadra. Okay. Quello mi ricordo bene questa sensazione qua. Ok, sì, perché poi come dici tu c'è stato un momento di buco che i militari non potevano fare le gare a squadre, quindi c'è stato un periodo che si è un po' perso storicamente noi. E niente, io Paolo, hai qualcosa, perché tu fra poco hai da fare, volevi chiedere qualcos'altro? No, io dico, le due domande principali io le ho fatte, cioè nel senso mi piaceva toccare l'aspetto Fabrizio del cambio di vita, come ha detto lui, che bisogna mettere da parte, ed è fondamentale il fatto che non puoi più dire io, ma devi dedicarti completamente ai ragazzi se vuoi ottenere il massimo risultato ed entrare proprio in simbiosi e sinergia con loro. E invece Matteo mi piaceva che ha toccato questo tasto qua. Cazzo, Giovanni, non è stato un incontro, è stata la morte dello sport, la morte del cigno. No, oh, mi piace, no, volevo gettare dopo. La spugna da fuori. Esatto, no, la cosa che ha toccato è il fatto che quando si è responsabilizzato in maniera definitiva, Matteo ha capito che il fatto della gestione dell'alimentazione che abbiamo toccato ieri con Mariana, quell'argomento per forza non può essere messo in discussione se si vuole ottenere un grande risultato, quindi l'ha capito sicuramente prima di tanti altri e questo gli ha permesso, secondo me, nella parte finale di avere veramente un'impennata esagerata, perché fino a lì era stato un buon atleta, ma nessuno aveva delle aspettative, cioè gli è sempre stato riconosciuto che era molto particolare nel fare judo, fastidioso, destra, sinistra, scomodo, però, come diceva lui, un po' perché non arrivava quella medaglia che lo sbloccava, ma e quindi quando ha fatto l'ennesimo sforzo dopo un intervento difficile per ritornare a gareggiare, non ha potuto lasciar fuori anche il fatto dell'autoregolazione, del sapersi gestire e del sapere che non poteva allontanarsi troppo dalla categoria, perché sennò sarebbe arrivato in gara scarico e molto vuoto. Ed è la consapevolezza che anche mi ha fatto passare a 90 kg. Vabbè, no, a quasi 30. No, sì, no, nel senso, non è che non lo so più. Proprio perché lo so, sono passato a 90 kg, perché non sostenevo più quel regime alimentare di testa, cioè di testa né di fisico, né di niente. Cioè, io mangiavo la pasta, io me la sognavo. Cioè, io non mangiavo carboidrati. Nel 2016 avrò... Lo sai quando mangiavo i carboidrati? Dato che Carollo è connesso, voglio ricordargli questa cosa. Il carboidrato lo mangiavo la domenica a pranzo. C'era era il festa, buon... Era festa. Ti giuro, soprattutto dopo post-gara. Perché poi con Carollo in quel periodo, pensa che eravamo rivali storici io e Giovanni. Siamo stati rivali storici. Credo che tu abbia perso l'italiano junior, se non sbaglio. Allo junior io ci ho vinto con lui in semifinale. Ho perso l'under 23 a Torino. L'under 23, perfetto. No, ho vinto anche l'under 23 a Torino. Ciccio. No, con lui a Torino. Ho perso l'assoluto in finale a Novara. Ma non solo, da junior c'era cioè, mi massacrava sempre, ma ha urlato anche in faccia. Che tra l'altro non è fastidioso. No, c'era una rivalità storica, però poi nel 2016 appunto ci siamo ritrovati insieme alla domenica a pranzo a mangiare lo spaghetto al meccanismo che era storico, capito? Cioè, lo ricordo ancora con molto piacere. Invece a me quello che... Ciccio moriva se stava senza carboidrati. Guarda, qualcuno... allora, Fabrizietto dice questo... compa, guarda che gli amici per mangiare, a parte che io mangio anche da solo e lui lo sa benissimo, la mia compagnia è direttamente il cibo. Anzi, è peggio se c'è qualcuno, perché ti ruba la roba. Esatto, invece bisogna stare tipo come mangiava Artruzzi, quei gomiti sul tavolo, così tipo carcere, no? Mangiava così, protezione quei gomiti. Fabrizio lo sa, andare a mangiare col Ciccio è impossibile, cioè alle 7:30 lui prenota.
cioè, 7:30 inizia a mangiare. Un problema. La precisione è finita. Io e il Burba non potremmo, cioè alle 7:30 c'era aperitivo. Il Burba dormiva fino a mezzanotte, si svegliava e usciva dopo, cioè un classico. Era un classicone. No, mezzanotte sempre a letto. No, questo non si può dire, perché adesso è uno stimato tecnico di una grande società e non può dare il cattivo esempio. Beh, non è un cattivo esempio, era una tattica questa. Ah, ok, c'è una tattica. Oddio mio. Ma vabbè, comunque il traguardo dell'ora l'abbiamo tagliato. Io tra esattamente un 10 minuti mi da mangiare, sei con noi, Ciccio. Nel frattempo, se Paolo vuole fare una domanda, se no, ne faccio una io. Vai, no, Andrea, vai. 10 minuti è tempo di fare giusto una domanda, Ciccio. E poi me ne vado senza sentire la risposta. No, perché giustamente, come dice qualcuno, e te l'ho anche girato per messaggio, Paolo fa le domande e si risponde anche da solo, quindi potresti... Io no, voglio, mi piacerebbe, questo io la faccio a tutti, l'ho fatta a Giulia, l'ho fatta a Erika, l'ho fatta un po' a tutti quanti. Avete mai avuto un modello di judoka a cui voi vi siete ispirati? Nel dire, io, a me piacerebbe essere come italiano, straniero, quello che sia. Fabri. Ma io sono cresciuto nel mito di Koga. Ah, bene, perfetto. Io avevo una cassetta, un VHS. Quella della Fighting Films. Sì. Gli highlights di Koga, gli incontri di Koga e... l'avrò vista un miliardo di volte, mi affascinava, nonostante il mio judo non sia stato mai così. Sì, vabbè, certo, però... Però mi ha sempre affascinato. Sono cresciuto da quando ero ragazzino, che mi hanno regalato la cassetta, l'avrò vista veramente tantissime volte. Bello, bello. Beh, negli anni 90 è stato, ma ancora si può dire che è una delle maggiori espressioni del judo mondiale. Invece Matteo, tu? Io, guarda, come ti dicevo prima, vengo da una palestra che sapevamo veramente, cioè sapevamo, io ora uso il plurale perché parlo del gruppettino della mia età, che sapevamo poco riguardo, cioè conoscevamo a malapena, ti ripeto, chi era in nazionale, chi era quello, chi era... lo sapevamo ovviamente. Dopo, quando hai messo il naso in nazionale? Quando hai messo il naso in nazionale? Ah, già, dopo dici? Ma se non l'hai avuto prima, l'hai avrà qualcuno dopo, bene o male, no? Ma in realtà io non ho mai avuto un modello da seguire. Avevo tanta stima per tutti quelli che vincevano, ovviamente, no? E quindi volevo raggiungere... Guarda, stavo appunto per dire il suo nome. Fabio il pescatore. Interrotto ancora, perché io stavo dicendo che io non ho mai avuto un talento da seguire, cioè un Koga. Io a 14 anni non sapevo neanche chi era, purtroppo, posso dirlo, cioè non me ne vergogno, purtroppo. Però ecco, ho sempre avuto in palestra mia uno che mi trainava, un po' come ha fatto anche Fabri al centro sportivo, no? Che mi portava con sé quando dovevo migliorare su determinate cose. Ecco, Fabio, quello che ha scritto prima, Fabio Cherici, era il mio modello a quell'età. Cioè, vi ho visto combattere a tutti e due da giovani. Vivevo per diventare come Fabio, perché per me Fabio era fortissimo. Cioè, per me non esisteva gente che poteva battere Fabio. Ovviamente, ti ripeto, io parlo da uno che... Era nella società di Arezzo, che ti ripeto era 60 metri quadri, cioè ci allenavamo in un palazzetto, la doccia mezza fredda, noi ci allenavamo così e ci massacravamo. Però ecco, Fabio per me è stato il mio modello per tanto tempo, lui mi ha aiutato veramente tanto a crescere e ad arrivare dove sono arrivato. Poi ovviamente sono subentrati altri milioni di personaggi nella mia vita, tra cui... Pirla qua sopra, che non c'era verso di non cascare nel suo uccimata, per i primi due o tre anni, e tanti altri, cioè ti ripeto, lo stesso Pino, cioè io Pino Maddaloni, che non ci siamo mai presi
per assurdo, no? L'assurdità è che io non mi sono mai preso tanto con Pino quando era tecnico della Nazionale. Cioè, non andavamo proprio così d'amore d'accordo, si può dire, Ciccio, si può dire, no? Però, ecco, in giardino di casa, io da piccolo avevo il poster in camera di Pino, no? Quando vinse le Olimpiadi nel 2000, e io in giardino giocavo come un coglione a simulare le Olimpiadi e facevo finta di vincere e lo imitavo. Cioè, ah, ecco, pensavo che usavi il poster e gli travi le freccette io. Quello lo facevo perché accanto al poster c'era la foto dei campioni italiani cadetti e io ero arrivato secondo e primo Carollo. Giusto, molto meglio. Una domanda, eccola, leggi, è per te. Chi lo sa? Lo sa manco lui. No, si sa. Sono sinistro di impostazione, ma la mia forza è appunto avere un sacco di attacchi, forse il 60-70% a destra. E quindi sei destro. No, questa è una cazzata. No, sono sinistro. Cioè, se io mi metto a fare destro, so tenere l'impostazione, tant'è che in caserma io un sacco di volte faccio dauke destro, cioè io faccio il destro, perché sono capace a farlo. Non ovviamente da combatterci tutto l'incontro, però so tenere la posizione un po'. Però a sinistra sto troppo più comodo. E nella mia palestra ad Arezzo non mi hanno mai detto stai destro o stai sinistro. Cioè, per me la tattica di puntare il bavero, di andare alla manica col sinistro, tutte queste cose qui sono arrivate a 18 anni. Io quando sono arrivato a combattere con Chimento, che all'inizio mi massacrava, te credo che mi massacrava, cioè sinistro, io gli andavo al bavero, cioè, capito? Sono cose assurde. Oppure mi saliva sopra e io mi mettevo destro, perché stavo più comodo, giustamente. Cioè, torna anche come spiegazione, no? Sì. Capito? Mi adattavo a quello che succedeva. Ed è sempre stato quello che mi ha portato i risultati da piccolo. Poi, per fortuna, ci abbiamo lavorato sopra, abbiamo capito un po', mi ha aiutato anche molto Giorgio Vismara, che io ce l'ho avuto da tecnico in Nazionale Junior, e lui mi ha sempre detto, guarda che questa cosa che tu sei destro o sinistro ti darà un sacco di frutti, perché c'erano anche persone ovviamente che mi dicevano devi decidere se essere destro o sinistro, e Giorgio invece si è sempre impuntato dicendomi guarda che questa è la tua forza, se te capisci bene dove mettere le mani e quando, puoi anche evitare che il momento ti tiri fuori. Certo, ma hai molte più soluzioni. Sì, andava un po' studiata bene. Docoio, bravo, esatto. Tant'è che io mi incavolavo le prime volte che io sono entrato al centro sportivo e ho capito queste piccole cose, a me mi hanno cambiato la vita. Cioè, io faticavo tantissimo nel randori. E quando tornavo ad Arezzo a fare un po' in palestra, a combattere, le prime volte tornavo un po' più spesso. Le prime volte io facevo con Fabio e lo andavo a chiudere a sinistra e lui si metteva a destra. Io dicevo, perché? Non lo fare, cioè, capito? Cercavo già di dirgli qualcosa. Io, Andrea, ho l'ultima domanda per Matteo, poi tra 5 minuti me ne vado. È legata sempre, diceva lui, molto particolare, ha scoperto quel tempo se era più destro o più sinistro, comunque non ha mai escluso uno dei due lati, nel senso è anche molto ingannevole il suo modo di fare judo, perché sta da un lato, parte dall'altra parte, molto completo. Invece la domanda era legata più alla lotta a terra, al Nevazza, se la sua passione che ha, voglio dire, l'ha ricercata, è nata così per caso, se pensa di essere più forte in piedi che a terra o cosa preferisce delle due, se, capire un po' se è una cosa che è stata coltivata fin dall'inizio, se è stata abbandonata e ripresa dopo, se gli è piaciuto qualcosa in particolare di qualche altro atleta che ha visto, che ha detto no, perché tanti, Andrea, prima ti dicevano si vince in piedi, bisogna vincere, si fa l'ippon solo in piedi, no? Comunque il bello è fare l'ippon spettacolare, invece penso che il lavoro a terra sia un grosso investimento da fare e ti permette di portare a casa degli incontri molto complicati.
Nevazza per me adesso come adesso è la mia parte preferita in assoluto, cioè non c'è combattimento secondo me che non ha almeno due o tre azioni a terra per quanto mi riguarda, perché è più forte di me portarceli, o se ci vanno da soli meglio, ma se no ce li devo portare per provare a fare qualcosa. Primo perché schiumo meno e a 30 anni insomma aiuta. E poi perché appunto col tempo mi sono proprio appassionato. Penso che Ciccio non c'è stato un vero e proprio spunto in realtà, però in una gara a Lisbona, non mi ricordo che anno, forse 2010, 2011, comunque feci con Flavio Canto, brasiliano. Grande interprete del Nevazza. Esatto, e praticamente vado a fare con lui. Dopo 1 minuto e mezzo vado in un'azione, rimango diciamo quasi a terra, non ero neanche a terra, avevo le gambe larghe quasi in spaccata e i gomiti appoggiati giù. Lui mi sale sopra e fa per tirarmi la leva, no? Cioè incastra il braccio per fare udeshichi e fa per tirare la leva, ma proprio, cioè, forte, in maniera violenta, e quindi io mi concentro totalmente su quel braccio per tenerlo, perché ho detto non posso perdere, dato che mi avevano detto che era forte a terra, e in 4 secondi mi sono ritrovato con le gambe per aria, che ero svenuto perché mi aveva fatto un soffocamento. E da lì ho detto: cavolo, ma questo mi stava tirando il braccio, come è possibile che mi ha fatto il soffocamento? E da lì ho capito che magari c'era qualcosa di più e ci si poteva studiare Sì, valeva la qualcosa. pena investire molto più tempo Valeva la anche pena sul investire. Nevazza, Era certo. Cannone, no? Un po' come il mio destro sinistro su, se io vado giù a terra e ti faccio finta che ti tiro il braccio, ma in realtà ti sto strangolando, è una cosa figa, è Certo. difficile da interpretare. Quindi potrebbe essere lui quello che mi ha fatto anche appassionare, perché no? Facendomi ritrovare con la gamba aria, semplicemente. Ok, niente, io Paolo, se devi andare, noi ti congediamo. Sì, io vi posso lasciare le domande, le ho fatte abbastanza interessanti, adesso potete anche Il nostro, noi, guarda, ammazzarmi. io trattengo un pochino ancora qualche minuto, non tanto Matteo perché, e Fabrizio perché gli voglio fare semplicemente una domanda a testa, poi chiudiamo questa diretta. Intanto ringraziamo il nostro Gianni Sperti del judo. Grande Ciccio. No, io vi saluto, grazie Andrea, sono sempre più convinto che l'idea di questa piattaforma in questi giorni è buona, ringrazio tutti quelli da casa che ci hanno seguito, ringrazio Fabrizio Chimeto che non parlava così dall'82, mai sentito così loquace, e ricordati che devi mandarmi le slide, Fabrizio. Parola. Devi pagare. Sì, vengo io a Catorino a pagarti. E niente, poi ci rivedremo in altre dirette, poi Matteo ci sentiamo, va bene? Se Grazie regolare. Paolo, Ciao grazie ragazzi, vi Paolo. voglio bene. Ciao. Buona serata Ciao, Paolo. ciao, ciao. Ciao, G. Ragazzi, io non, come dicevo prima, non vi trattengo molto di più, vi volevo fare una domanda che non è per tutti e due la stessa, quindi comincerei da Fabrizio e poi passare a Matteo. A Fabrizio volevo domandare questo, abbiamo parlato della vita da atleta e la vita da tecnico. No? Smettere i panni d'atleta per poi passare a fare il tecnico. Noi ci incontriamo spesso in Italia e all'estero con le nostre società, i nostri ragazzi, e andiamo in giro per passione, come dicevi tu, perché se non c'è quella, altrimenti non si potrebbe fare. A me piacerebbe sentire una tua considerazione sul judo, sul periodo storico che stanno, non il coronavirus, ma sul periodo storico del judo under 18, perché poi noi ci incontriamo in quel circuito, nei European Cup e i Grand Prix italiani. Cosa vi senti di dire ai ragazzi di 16, 17, 18 anni, e quindi scusami, 15, 16, 17 anni, i famosi cadetti, che sono super mega impegnati durante l'anno, hanno una stagione che se fanno tutto sono 20-25 gare l'anno. Sai benissimo l'impegno che ci mettono perché lo vediamo, no? Ragazzi che comunque sia vanno a scuola, devono studiare tutto il giorno, devono fare anche in alcuni casi due allenamenti al giorno, quindi sono dei piccoli professionisti.
Cosa ti senti di dirgli, Fabri? Diciamo che questo circuito cadetto che vedi, c'è da qualche anno ormai, sì. Diciamo che investe i ragazzi che secondo me sono troppo giovani per affrontare una cosa di questo genere, sono investiti da questo tornado di gare, di competizioni che è alla ricerca di un risultato, no? A tutti i costi, che secondo me è troppo per un ragazzino di 15-16 anni. Guarda, dalla mia parte, dalla nostra parte, in palestra, cerchiamo di placare un po' gli animi, cercando di andare sempre per gradi, no? Sì. Quindi non buttarli in mezzo a tutte queste gare, che sono più di 10, se non sbaglio. Sono 12, se non sbaglio. Di European Cup parliamo, eh? European Cup. Sì, European Cup. 12 gare di European Cup vuol dire più di una al mese, perché poi sono concentrate in una parte dell'anno. Più campionati italiani, più gare di livello medio, medio-basso, eccetera, gara a squadre, quindi diventano veramente troppo impegnativo. Secondo me è vero che da cadetto devi magari iniziare a tipo farti vedere, ma diciamo il risultato, se quello cerchiamo, deve venire poi da junior, secondo me. Nel senso, da cadetto, quei 3 anni cadetti devi fare un percorso, ok? Quindi finire il tuo percorso tecnico per poi arrivare al migliore dei modi da junior. Beh, anche quindi perché ogni tanto vediamo qualche junior completamente trasformato rispetto a quando era cadetto, perché finisce anche certo. Il sviluppo fisico, no? Il sviluppo fisico, certo. Quindi non bisogna, secondo me, aver fretta di dimostrare, di fare, eccetera. Si hanno quei 3 anni cadetti, si hanno la possibilità di migliorare tantissimo, quindi il lavoro principale, secondo me, va fatto in palestra. E ognuno avrà, diciamo, un suo percorso, ok? Non tutti sono uguali, quindi ci sarà quello che ha bisogno di più tempo, quello che ha bisogno di meno tempo, la crescita è differente per ognuno, fidarsi del proprio allenatore, senza troppa fretta, fare le gare che servono, senza esagerare. Poi se volevi chiedermi se il circuito cadetti è un circuito giusto o sbagliato... Io non sto chiedendo se il circuito cadetti è giusto o sbagliato, perché nessuno ci costringe a fare... No, esatto. Infatti, secondo me, è proprio il ruolo del tecnico, no? Della società, deve essere fondamentale in questa situazione. È vero che con i vari social, internet, eccetera, il ragazzino vede tutti che fanno la foto, il selfie con la medaglia, eccetera, quindi vuole imitare questi ragazzi qua. E quindi ha fretta, vuole arrivare, vuole fare, eccetera. E il ruolo del tecnico in questo caso è quello di placarli e cercare di fargli capire che ognuno ha il suo percorso da fare. Avviene questo però, Fabrizio, prima del passo a Matteo. Avviene questo, e io ne parlo sempre, ne parlo con te, ne parlo con altri amici che hanno società che girano. E mi leggo poi al discorso che ha fatto Matteo all'inizio, dove ai suoi tempi cominciava l'emigrazione ogni tanto alla ricerca di altre società e via dicendo. Ai miei tempi, che ancora precedenti, non esisteva, ma pochissimo. Giusto se litigavi col maestro te ne andavi. Certo. Io purtroppo faccio una constatazione, perché dico, judo è diventato un po' un turismo, no? È diventato un business perché organizza a livello europeo, perché comunque se lo sappiamo che è diventato un business. E a volte, come dici tu, fotografie, ma se a volte non porti il cadetto perché gli dici, guarda, forse è meglio che aspetti ancora quest'anno, perché sei più o meno ancora, non sei proprio pronto, il giorno dopo cerca un'altra società col cadetto, cioè, perché il ragazzo adesso vuole far parte di un contesto, giusto o sbagliato che sia, perché comunque sia, è giusto che a 15, 16, 17 anni abbiano degli obiettivi, però come dici te dovrebbero un pochino fidarsi un po' di più, meno dei social, meno dell'effimero, un po' più del maestro, della società che li ha visti crescere, e quindi
che opera semplicemente per il loro bene, quindi andare a cercare la gara internazionale facile, perché tutto sommato con pochi punti nel ranking list si riesce a fare una gara internazionale da cadetti. Però può essere anche un percorso fatto in un certo modo, perché se il percorso è ragionato per un cadetto, la gara internazionale può essere anche, il percorso internazionale può essere anche buono, no? Perché ti porta poi nei 3 anni ad un livello però ragionato. Non ragionato non lo vedo neanche io buono. E Matteo, io invece, tu sei ancora, sei l'atleta grandicello. Penso che prima o poi, io dico più poi che prima, comincerai ad avere le tue prime esperienze da tecnico o a livello amatoriale. Adesso non voglio sapere quello che tu hai in mente di fare. Secondo te, secondo te, secondo te, caratterialmente. Perché e poi è quello il difficile, eh? Come pensi di gestire quando sarà una situazione del genere? Anche con i tuoi ragazzi, perché ricordati che i ragazzi, l'atleta evoluto già fa parte di quel mondo, ha degli obiettivi e lo devi aiutare a raggiungere quegli obiettivi. Fabrizio lo sa benissimo come me, quando c'è un ragazzo devi costruire la sua mentalità, no? Certo, con l'aiuto, certo, della famiglia, con l'aiuto di tante, tante cose, a volte ti trovi a combattere anche contro qualche mulino a vento. A te potrebbe interessare, piacerebbe lavorare da tecnico. Tanti nostri amici hanno detto: no, io il tecnico non lo voglio fare perché non è nelle mie corde, anche se so che tu hai avuto, certo, un'esperienza da tecnico in quel momento buio che sì, hai lavorato con i bambini. Andrea, guarda, ovviamente è una domanda complicata a cui dare una risposta, no? Perché comunque fino a che uno non nei panni non puoi sapere bene quello che sarà o quello che è realmente l'onere e l'onore di un tecnico. Certo. Posso dire che negli anni scorsi, cioè fino a 4 anni fa, non avrei mai pensato di fare il tecnico, cioè era una cosa che proprio non mi piaceva, cioè ho sempre detto: io non mi ci vedo proprio come tecnico, non credo di poter dare niente a un mio futuro allievo e quant'altro, no? Quindi ho sempre detto no, non fa per me. Negli ultimi anni, forse vuoi che un po' cresci, vuoi un po' che maturi, vuoi che vedi le cose da un altro punto di vista e non più in prospettiva piena. Cioè quando sei atleta professionista, soprattutto ad alti livelli, è brutto dirlo, ma sei egoista. Cioè sei un egoista. Devi essere egoista. Esatto, se non sei egoista non vai da nessuna parte, è brutto dirlo. E forse è anche una mia pecca, perché io di egoismo non vado tanto a favore con gli egoisti, quindi forse anche per quello che magari avrei potuto anche vincere di più, può essere facile, se avessi pensato proprio tanto di più a me stesso. Questa cosa invece non fa parte di me, non fa parte del mio carattere, ma a prescindere dal judo, cioè io ho degli amici che... cioè, sento loro e sono contento, se gli va bene a loro sono contentissimo, cioè fa parte di me, ecco, questa cosa di essere socievole e cordiale con tutti. Quindi proprio per questo nell'ultimo periodo mi sto un po' ricredendo e mi sto buttando un po' nei panni del tecnico, per assurdo, in caserma. Perché comunque adesso il tecnico dei carabinieri è insieme a Giulio Sacchi, come sempre, è Alessio Mascetti, che è stato un atleta con me, siamo stati in camera insieme una vita, cioè, fino a che lui non è diventato tecnico siamo stati in camera insieme, forse l'ultimo periodo che ci siamo divisi perché eravamo talmente pochi che ci potevamo addirittura permettere camere singole. E, ecco, quindi vedere lui nei panni del tecnico
mi ha fatto tanto riflettere e mi fa pensare che probabilmente mi piacerebbe anche potermi esprimere, cioè perlomeno provarci. Diciamo, poi stai sentendo questa esigenza, cioè sì, cominci a sentirla. E ti ripeto, mi viene facile anche provarlo un po', perché in caserma sono l'unico della mia generazione adesso. Il vecchietto. Perché il massimo è tecnico e gli altri che sono entrati con me hanno smesso tutti. Il più grande penso che sia, se non sbaglio, Matteo Piras, forse. Non vorrei dire una cavolata perché l'età precisa non la so, però comunque è del 94, insomma. Si parla di gente come Bergamelli che è del 2001, Burba. Altro che. potrebbe. Però cioè, capito? Però vedi, anche semplicemente quando ci alleniamo insieme con Enrico, no? Io vedo in lui una persona che ha delle potenzialità estreme. E non lo vedo come vedevo prima un Burba che lo dovevo annientare, tra virgolette, no? Quando combattevamo. Io Enrico, sì, magari quando facciamo randori faccio forte, gli faccio sentire le mani addosso come Burba, no? Faceva con me, ma penso di potergli trasmettere qualcosa in più, come appunto Fabrizio faceva con me, solo che io inizialmente vedevo solo che mi metteva le mani addosso e non ti accorgi che ti sta passando qualcosa. Certo. In realtà, secondo me, Fabrizio, nel suo mettermi le mani addosso, che a me sembrava questo, mi stava facendo da tecnico, senza nulla togliere ai tecnici che c'erano, perché comunque avevamo tecnici. No, non si toglie mai niente a nessuno. Massimo Lanzi, Rosati, insomma, tutto quello che era. Però nel suo mettermi le mani addosso era un darmi qualcosa, quello che io sto facendo con i giovani di adesso, e mi rivedo un po' nei panni del tecnico, ecco, in piccolo, perché comunque certo, perché in realtà potevo solo menarti, cosa? Potevo solo menarti, cioè non mi interessava trasmetterti niente. No, quello era il Sella che mi lanciava contro il muro. Comunque Matte, vai, lanciati dopo questa Olimpiade, lanciati nel percorso da tecnico. Guarda, no, perché ti dico, tornando al momento serietà, è brutto disperdere queste conoscenze. Secondo me, lo diciamo con Paolo anche la volta scorsa, quella prima ancora, vi dicendo, un investimento e una conoscenza così va resa agli altri nel momento in cui poi si decide, tra virgolette, di attaccare il judogi al chiodo, perché come dicevi anche tu, siamo egoisti da atleti, è giusto che sia così, ma da tecnici dobbiamo essere egoisti al contrario, cioè essere dare a loro quello che vogliono, nel senso metterci a disposizione, come poi tra l'altro, come abbiamo detto in tutta questa chiacchierata, chi c'era prima di noi si è sempre messo a disposizione nei nostri confronti, quindi è una ruota alla fine che gira. Certo. Io ripasso un'ultima domanda che ci fa Marino Calgaro. Dopo finito, dopo questo ci provi? Eccala. Ci provi? Vabbè, dai, nel è una domanda difficile, intanto, no? Intanto, cioè, capiamo, senso... intanto capiamo quando finirà questo problema. Esatto, c'è da capire sicuramente quando finirà, perché comunque la vedo molto lunga la situazione. E aggiungo un'altra cosa, intanto capiamo se si faranno le Olimpiadi il prossimo anno. Anche questo è da capire. Sono state rimandate, ma leggo un pochino online che comunque c'è una decisione del CIO che verrà presa entro novembre del 2020. Certo, certo. Ciò non io ti dico che è una decisione difficile per questi motivi che hai detto te. Sicuramente, quindi certo, cioè, più la si sposta. Noi, cioè, non sta a noi deciderlo nell'eventualità che dici te, nell'ipotesi che sia tutto nella norma è faticoso, perché comunque, ripeto, come ho detto prima, la mia carriera, vabbè, la conoscono tutti, quindi non devo dire nulla che non sappiano già, è stata lunga e tortuosa. E lo è anche negli ultimi anni, anche se sembra tutto favole
e champagne, perché comunque non è che si posta la fatica e il sudore degli allenamenti o della gara, no? O i dolori, è difficile trasmettere quello, si trasmette più la gioia o la positività di solito. Sì, beh, i momenti belli rimangono, i momenti belli sono quelli che si vedono sempre. Esatto, ma meglio, per carità. Certo, certo. Però comunque negli ultimi 2 anni io ho faticato e stavo faticando veramente tanto per stare al passo per il livello che è adesso il judo nel mondo. Cioè adesso il livello è veramente altissimo, a dire poco. Cioè dove tutto veramente conta. Io prima parlavo nel 2016, io ho iniziato a nutrirmi bene, ad allenarmi in un certo modo, tutto quello, no? Che sembra abbastanza banale. Per un atleta professionista dovrebbe essere banale, almeno credo. Il problema è che nel mondo ci sono nazionali che veramente, cioè, hanno delle attenzioni che ti cambiano ancora di più, capito? Cioè ci sono cose che a 30 anni, 31 anni, con una famiglia alle porte, perché comunque io sto mettendo su famiglia per fortuna, con il passato che ho avuto e tutto quanto, è faticoso anche tenere al passo, no? Tenere il passo. Cioè l'allenamento in sé è anche divertente, l'allenamento di judo. Cioè io salgo sul tatami, picchio Piras, picchio Bergamelli, è divertente, no? Quella sensazione lì, come diceva Fabri prima, magari averne, cioè altri 5 anni potrei fare così. L'unico problema è che quella mezz'ora che io mi sento Dio lì sopra, la paghi, assurdo, la consenti, paghi. La pago in maniera devastante. Cioè, io mi ricordo che qualche mese fa ho fatto un allenamento che stavo benissimo, ho fatto randori di fila, ne avrò fatti, non lo so, 8, non li facevo dal 2017, 8 randori. Cioè io il giorno dopo c'avevo una microfrattura. Cioè, diciamo che la carrozzeria, allora il motore c'è magari, la carrozzeria anche, un po' di meno. Anche probabilmente per le minchiate che ho fatto, cioè quando non facevo stretching negli anni precedenti, no? Non fare stretching, lasciarsi andare con il peso, tutte queste cose le paghi poi. Cioè io adesso se non salgo in materassina mezz'ora prima, è quasi scontato che io qualcosa mi faccio male. E magari non due, me la accorgo per lui, no? Cioè mi può uscire un di mobilità. No, il giorno dopo poi però vado da Chiara e mi dice: ma c'hai un dito che l'hai lasciato in tavola, riprendilo. poi la mia ragazza fa anche l'infermiera, quindi insomma cozza un po'. Detto, no, lei ti sicuramente ti dirà: non ti voglio accudire, non voglio no, lavorare. Ma soprattutto perché è in sala operatoria, Andrea. Ah, ok. Quindi meglio di no. Lei sa. Meglio niente, ragazzi. Noi non abbiamo parlato, Matteo, volutamente con Paolo di Rio 2016 e del campione del mondo dove hai fatto secondo. Sì. Perché poi magari quello lo riprenderemo in futuro, perché con Paolo stiamo cercando un po' di raccontare gli aneddoti e raccontare un po' le persone al di là dei risultati o meno. Mi ha fatto piacere che cosa che mi stanno arrivando un sacco, non riesco a passarli tutti perché mi arrivano un sacco di messaggi di ringraziamento, e vi ringrazio anche a nome di tutti quelli che ci stanno scrivendo, perché in questo momento è fondamentale, secondo me, raccontare un pochino le esperienze vissute, anche per far capire, come dici tu, che dietro quei momenti di gioia ci sono tanti momenti di sudore, perché anche a livello di insegnamento ai nostri ragazzi far passare quel messaggio che oggi non si diventa vice campione del mondo semplicemente perché mi sono allenato bene un mese o 2 mesi, no, o 3 mesi, perché c'è una vita dietro a questo, c'è un periodo della nostra vita che è dedicato a quello, ma i sacrifici non sono solamente quelli di montare per esempio 2 volte al giorno per 2 ore e mezza sul tatami. I sacrifici sono tantissimi e a volte sono anche tantissime rinunce di una vita privata che poi viene a meno. Come detto all'inizio, adesso mi sto godendo da 2 mesi casa, cosa che negli ultimi
10-12 anni ho fatto pochissimo. Certo. Niente, ragazzi, io vi ringrazio tantissimo, ringrazio Paolo che è uscito prima. Grazie a te, Andrea. Auguro a tutti quanti, a Fabrizio, a Matteo, a Ciccio, a tutti quelli che ci hanno fatto le domande. Tantissimi saluti che ci arrivano e speriamo di rivederci presto sui tatami. Assolutamente. Ciao, Andrea. Ciao a tutti. Ciao, Matteo.